L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La Costituzione si apre così, con queste parole. Una frase chiara, lapidaria, che ha parlato e parla tuttora a milioni di persone. Una sorta di timbro posto sulla scelta compiuta dalla nazione italiana in un momento chiave della sua storia. Il lavoro come realtà, e cioè il mezzo che può mettere concretamente ogni cittadino in condizione di vivere e di affermarsi, ma anche come valore e come problema. Dopo molti anni di vita della Repubblica, il pensiero corre, come naturale, alle differenze profonde tra il lavoro di ieri e quello di oggi. Tante cose sono cambiate e siamo giunti nella società dell'informatica e della robotizzazione attraverso diversi e difficili passaggi. Resta però quell'affermazione della Costituzione. La parola lavoro viene subito dopo la definizione della Repubblica come Repubblica Democratica. Questa caratterizzazione appartiene al piano della storia. Le costituzioni di questa epoca in Europa segnano una differenza rispetto alle precedenti. Sono appunto democratiche. L'articolo 1 della Costituzione, nelle sue due parti, quella della definizione della Repubblica e quella della sovranità che appartiene al popolo, viene approvato alle 19:45 del 22 marzo 1947. Deputati e pubblico si alzano in piedi, si applaude e si leva il grido «Viva la Repubblica!».